Salve, finalmente le temperature si sono notevolmente abbassate, almeno la mattina si respira. Io inizio la giornata così, facendo una piccola camminata e poi vediamo un po' che ne verrà fuori nell'arco della giornata. E dall'ultima clip sono trascorse già diverse ore, infatti sono le 17:30 e non è che sono sempre a camminare, eh. Avevo da fare delle altre cose, quindi non potevo fare nessuna ripresa. Poi ho finito e quindi sono riuscito. Ora mi faccio un giretto e poi probabilmente mi vado a mangiare anche un kebab di quelli buoni, praticamente il più buono qui della zona. Per fortuna che ha fatto un po' di acqua dal cielo e quindi si è un po' stabilizzato questo tempo, altrimenti col cavolo che alle 5 e mezzo del pomeriggio uscivo per camminare. Anche ora non è che sia tanto, tanto bello il tempo, eh. Come potete vedere, piuttosto nuvoloso, però dai, nel complesso si sta abbastanza bene. Ora speriamo che non vengo divorato dagli insetti qui, ma io faccio una cosa veloce. Devo dire che nonostante ci siano tanti cicali che cantano ancora, c'è abbastanza gente qui nella pineta, con le sedie, vedete un po'? Però per il momento non c'ho neanche un moscerino che mi è saltato addosso. Qui l'unica cosa che manca è il mitico Varis. Per chi è di Montecatini sa di chi parlo, che si metteva qui e faceva il gelato. E anche Necci. Devo dire che Piazza del Popolo è quasi più bella alle ore 7 del mattino, che non c'è praticamente nessuno. Ci sono solo io, che come sempre vado a fare la mia camminatina mattutina. Devo dire che mi sono svegliato anche più tardi questa mattina, perché ho visto che le temperature si sono notevolmente abbassate, quindi non importa svegliarsi alle 5. Si è fatta anche l'ora di fare colazione. Di solito io colazione la faccio sempre prima di uscire. Mangio sempre qualcosina perché camminando già comincio a bruciare calorie senza neanche aver mangiato nulla, non è che sia molto salutare, però questa mattina sono uscito così veloce. E ho detto tanto è più tardi e di margine di tempo ce n'è molto più ristretto, quindi tempo poco e l'ora di fare colazione perché sono aperti, e poi dipende che pasticceria vai, è già aperta già dalle 5 di mattina. L'unica che apre un po' tardi è quella su Viale Verdi, mi sembra che apre verso le 7 e mezzo, quindi però secondo me è tardi. Come si sta bene a quest'ora qui? Cosa più bella. Ecco, se fosse sempre così la temperatura, a qualunque ora della giornata, almeno qui in questa zona, ci metterei la firma. È veramente strepitosa la stagione così. Che non fa quel caldo esagerato da morire e fai tutto quello che potresti fare lo stesso. Beh, è un po' nuvoloso, sì. A parte questo, non è che devo fare spesa, eh. Su questo giro no, no, vado a farmi una ricca colazione. Cioè, il bello di fare colazione qui è che guardate cosa c'è sotto alle panche. C'è una spina elettrica e un ingresso USB. Ora non so nello specifico se USB A, B o C. Mi sembra più una. Comunque, io finisco di fare la mia colazione e riparto. Colazione fatta e adesso continuiamo a fare la nostra bella camminatina, visto che il tempo lo permette. Guardate, guardate che antenna che è questa qui. Praticamente è un radioamatore, un
pomeriggio mentre passavo di qui, ci ho scambiato anche qualche chiacchiera e devo dire che la sua storia era molto interessante, stare lì a ascoltarlo. È pieno di antenne, cavi, cavetti, praticamente sembra una centrale nucleare. Almeno sono uscito un po' dalla zona transitata dalle auto. Allora, si sono fatte anche le 8. Io sono in una zona che spesso ci vengo, anche quando c'ho da fare dei test. E se ve lo state chiedendo, sì, avete perfettamente ragione. Qui è già Padule, diciamo. E se vogliamo dirla tutta, probabilmente negli anni 70 era proprio Padule al 100%. Poi hanno cominciato a costruirci e quindi è una via di mezzo. Però devo dire che, a parte che qui, con il fatto che c'è qui il fiume, un piccolo fiumiciato, un piccolo passaggio, è probabile che ci siano anche tante zanzare, ma se levi quelle, qui è la pace la più assoluta. Ti fai delle dormite, specialmente d'estate, non c'è passaggio di frequente di macchine. Passerà qualcheduno che abita qua di dietro per passare di qua un secondo, ma non è come nelle, come vivere in città. Vediamo un po' se c'è un po' d'acqua. A parte ha piovuto qualche giorno, quindi un po' d'acqua ci dovrebbe essere. Qui c'era un anno che c'erano perfino pesci qui dentro, però più avanti. Ecco, in pratica, seguendo quest'argine qui, andando tutto a diritto, si arriva in Padule, dove c'è anche il famoso lago Chiti, che avrete visto, per chi mi segue già da anni, l'avrà visto sul mio canale. Lago pieno di tartarughe acquatiche. Doccia fatta, è passato un po' di tempo dall'ultima clip, perché adesso sono le 11:13. Io sto andando a Lucca perché sto andando praticamente all'assistenza Samsung, perché ho da far vedere il mio S20, perché praticamente il copribatteria sul retro si è un po' scollato ai lati e quindi praticamente avrà perso l'impermeabilità, e vado a vedere se è una cosa fattibile, se me la possono fare subito oppure oggi pomeriggio, tanto io sono di passaggio, posso ripassare, però è un lavoro e voglio vedere se riescano a farmelo mentre io sto lì a aspettare. E così nel frattempo io vedo un po' di fare qualcos'altro, perché lasciargli il telefono, azzerarlo per una cosa così, allora piuttosto lo lascio stare, tanto non è che è staccato, è sul bordo della cornice, che si è un po', dove c'è la curva, che si è un po' scollato, tutto qui. Beh, quando sono arrivato a Lucca praticamente era chiuso per ferie ancora, e quindi, come avrete già capito dalle mie spalle, sono a Viareggio. E visto che sono le ore 12, opto per andare a mangiare, quindi andiamoci a cercare un posticino un po' alla mano, visto che più avanti c'era una bella paninoteca. No, focacceria, non fare del genere. Andiamo a vedere, via. Benvenuti a Viareggio, con 27 gradi. Ho cambiato idea, voglio andare alla Rusticanella, che almeno mangi parecchio e spendi il giusto. Sperando che non ci sia il mondo. Ora intanto arriviamoci, poi vediamo. Qua sulla passeggiata non c'è un granché movimento, perché sono tutti al mare, nonostante siano le ore 12:25.
l'ora di punta per mangiare. Questo vlog sarà abbastanza lunghetto, mi sa. Voi che dite? Allora, mi sono fermato alla rusticanella, che non delude mai, non delude mai. Praticamente ho speso 3 euro e ho mangiato. Ora voi direte, con 3 euro che vuoi mangiare? No, no, credetemi che alla rusticanella mangi, perché ho speso 1 euro per la bottiglietta d'acqua e 2 euro di focaccia ripiena con cotta e mozzarella, ma vi dico che era un pezzo grosso. Per una persona basta e avanza. E adesso faccio un giretto, mi finisco l'acqua e poi vado a cercarmi un barrettino dove prendere un ginseng. Qua ci sono, se volete noleggiare i vostri monopattini, una bella sfizza, cioè non ho ancora capito come faranno a ricaricarsi, se hanno un pannello solare, ma poi non lo so. Con questa subcultura qui ci avranno 50-60 di scarpe. E alle mie spalle vedete il bar dove ho preso il ginseng, che devo dire è veramente buono. Poi c'è di tutto, c'è sia salato che dolce, cioè praticamente lì non manca niente. Chiaramente se andate in un orario che è già passato gente a spolverare tutto, non trovate più niente, però per il momento, e sono 10 minuti alle ore 13, c'era ancora abbastanza roba da mangiare, sia salato che dolce. Lo straconsiglio, ora non mi ricordo neanche come si chiama. Dopo magari se mi ricordo ci ripasso, ve lo dico. Non penso proprio che ci siano 27 gradi a quest'ora qui. Saremo già arrivati a 30. Qui sotto questa parte qui, qui c'è la pineta. La pineta che in un altro video ve l'ho mostrato. Praticamente sono venuto un po' qua perché è veramente caldo. Ora faccio un altro giretto, tanto mangiamo, mangiato. Pensavo di più, invece guardando sull'orologio mi dà 28 gradi. Sarà perché forse io cammino, mi sto scaldando. Boh. Comunque è impossibile camminare sotto il sole. Vado a fare un giretto per digerire un po', ma caldo. In pratica sul widget del mio smartphone da nuvoloso. Mi sembra nuvoloso, cioè c'è una nuvoletta lassù che sembra quella di Fantozzi, ma poi per il resto è parecchio caldo. Io penso che oggi, se era un costume, andavo a far bagno, lo indovinavo anche. Comunque devo dire che Viareggio è bella, guardate che bella palazzina che è questa qui, è bella da tutte le parti. Cioè noi siamo abituati a dire Viareggio mare, ma guardate che posti che ci sono qui, cioè altro che relax. Sembra la pineta quella del film con Rimini Rimini, dove c'è Serena Grandi, mezza nuda, lì nella pinetina. A parte che quello è Rimini Rimini, quindi non c'ha niente a che vedere con Viareggio, Viareggio. Ed eccoci all'ingresso del parco. Io pensavo che era più fattibile la cosa camminare oggi, invece mi sono risbagliato nuovamente, anche perché, vabbè, si sa, il mare è caldo per forza. Poi specialmente io che cammino. Da stamattina ora quanti chilometri ho fatto? Già 12 compresi quelli di stamattina. Stamattina ho fatti 7-8, quindi altri 3-4 li sto facendo adesso. Non è male. E rieccoci nuovamente sulla passeggiata. Qui è fantastico perché ti dà il tempo per muoverti ad attraversare, vedi? Praticamente c'è il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia c'è anche quando sta per scattare il verde per i pedoni. Qui bisogna stare attenti perché questa è la pista ciclabile. Se non stai attento ti portano via. Vanno come
quelli che fanno il Giro d'Italia. Comunque c'è nessuno sulla passeggiata a quest'ora qui. Tanto ve l'ho già detto il motivo. Dove sono? Ecco, questo è quello che vi dicevo prima riguardo se volete mangiare dolci o salati, cioè c'è di tutto, praticamente c'è di tutto. Però non mi ricordavo il nome perché non ci avevo fatto neanche caso. Ah, siamo qui praticamente dove c'è la piazzetta dell'orologio e abbiamo appena sorpassato. Ma non è che ci sia un gran numero di movimento sulla spiaggia, eh? Probabilmente mi sa che è già finita la stagione, molti sono già rientrati. Non c'è tanta gente. Cioè, voi che ne dite? Sì, comunque questa cosa qui succede tutti gli anni dopo il 15. Praticamente la gente rientra dalle ferie e poi è così durante la settimana. Oggi è martedì. Sabato e domenica sarà strapieno, di sicuro. Fino a fine ottobre c'è sempre tempo per venire al mare. Poi ho fatto 14 km da stamattina. Certo, guardate che se non è buffa sta cosa. Allora, quando voglio la frittura c'è sempre la fila di 200 metri. Oggi che invece ho optato per la schiacciata, la focaccia, via, non c'è nessuno, 3 o 4 persone. Allora pensate che là in fondo, ora non so se è sempre aperta, quando sono passato prima era aperta e c'è una palestra, non ci avevo mai fatto caso, ma anche bella, bella capiente, bella grande, bella a sapersi, buona a sapersi più che altro, perché se uno viene qua in ferie ed è uno che gli garba tenersi in forma, magari viene qui la mattina, fa quelle 2 ore di palestra e poi fa quelle deve fare. Vediamo un po' se è sempre aperta. Sì, è aperta. Cioè, praticamente qui, guardate quanti attrezzi che ci sono. Eh sì, ottimo, ottimo. E io ho veramente caldo e quindi sto ritornando alla macchina dove accenderò l'aria condizionata a meno 50. Allora, centro sportivo, il canottieri. Ah, però è esclusivamente per i soci, vabbè, oh. Se tiri fuori il verdone penso che diventi socio subito. Abbiamo anche Baywatch. Mamma mia se fa caldo. Oggi penso proprio che senza mezzi termini di parole sapete dove si stava bene. Ecco, su un arnese così. Guarda che yacht che è quello lì, ragazzi. Boia. Ah, qui sì che è ventilato. Ora arrivo in fondo qua al molo che dietro la marina. Praticamente è dalla parte opposta del molo, dalla sponda di là, la sponda di là. E mi siedo su una bella panca, così cerco di asciugarmi un po' la schiena, sì. Perché se entro in macchina vorrei mettere l'aria condizionata anche io. E così ne approfitto anche per salutarvi. Spero che vi ho divertito anche con questo video. Non so neanche se è breve, se è lungo, non lo so, finché uno lo monta non lo posso sapere. Niente, gradirei anche un bel pollice all'insù e se non l'avete ancora fatto vi ricordo come sempre iscrivetevi che tanto è gratis. Non aggiungo nient'altro e vi do l'appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!